Oggi vi parlo di prodotti bocciati. Ormai metà anno è andato via, quindi è arrivato il momento di fare la resa dei conti di tutti quei prodotti che ho acquistato appunto da inizio anno a giugno, che per me sono stati e sono ancora tuttora un no secco, quindi sono dei bocciati e soprattutto che non riesco assolutamente ad utilizzare, non riesco neanche a far funzionare in nessuna maniera. Ovviamente mi vedete struccata perché mi truccherò con i bocciati. Per fortuna i bocciati non sono tantissimi, ma direi di cominciare subito da questo prodottino. È una novità, una delle ultime novità di Astra. È un primer abbronzante, un po' di tutto. Sicuramente l'avete visto. Non mi piace perché, allora, innanzitutto ha un odore davvero per me nauseante, ovvero il profumo in sé per sé è buono, ma ha un profumo tipo proprio il profumo che ci spruzziamo, ma sul viso è davvero troppo, troppo esagerato proprio sentirti in maniera così persistente questo profumo perché si sente veramente tantissimo, non è quel classico prodotto perché ci sono molti prodotti che appena lo applichi ha questo profumo forte, poi in giro di 10 minuti, un quarto d'ora, il profumo comunque è un po' è meno. Questo no, assolutamente. Ma a parte il profumo, questa è una Angel e ha all'interno appunto queste microsfere che diciamo sfumandolo, stendendolo il prodotto si rompono e danno quell'effetto, quel colorino, quell'effetto abbronzato. Allora, sì, l'idea è carina, peccato che penso che state già notando che innanzitutto si stende veramente a macchia e poi è più la componente acquosa, quindi barra gel, che non il pigmento che c'è all'interno. Poi un'altra cosa, contiene all'interno tantissimi glitter, molto luminoso e mi secca. Una volta che si asciuga ho la pelle che mi tira tantissimo, cioè che prodotto, cioè Astra con questo prodotto mi ha deluso veramente tantissimo, che poi la cosa ancora più che non mi piace, che per rompersi queste palline veramente bisogna stare lì tanto tempo a stenderlo, cioè, ma questo prodotto io non so, Astra. Vi dico che ho visto parecchi video e non sono l'unica che ha questo parere su questo prodotto. Cioè, veramente, io non riesco ad utilizzarlo. L'ho utilizzato un paio di volte e poi giusto per girare qualche video, fare la mia recensione, poi l'ho subito accantonato, ma lo devo cessinare assolutamente. Ancora semplicemente perché volevo anche qui registrare il video dei bocciati. Ora il prodotto si è asciugato completamente, faccio fatica a sistemare un po' la situazione. Il problema è che più vado con le mani a cercarlo di stendere e più va via, guardate qui a macchie. La cosa ancora più assurda, quello che vi dicevo prima, perdonatemi, cioè guardate qui la quantità di glitter. Cioè sembra che io mi sono buttata un bicchiere pieno di glitter in faccia. Cioè, non so se si rende, ma poi dico io, Astra, carina l'idea, però un prodotto in gel acquoso con appunto queste microsfere all'interno contiene del pigmento che danno questo effetto abbronzato. Secondo me non vanno molto d'accordo. Era più secondo me idonea con una formula tipo una crema idratante più densa, ma non un prodotto del genere. L'ho provato anche, ripeto, ad utilizzare con una crema idratante, ma come vi stavo spiegando qualche secondo fa, proprio perché le formule sono completamente diverse, cioè mettere un prodotto a base di acqua acquoso con una crema idratante, il risultato, se questo è un disastro, figuriamoci, mixato una crema idratante. Per me è veramente uno secco, vabbè, diciamo che l'effetto così è veramente orrendo, ma tanto siamo nei video dei bocciati.
Quindi sapete che a fine video il risultato sarà un disastro totale. Ovviamente voglio sapere se l'avete provato anche voi, l'avete acquistato, cosa ne pensate, se magari a voi piace. A me, ripeto, personalmente no. Ora, come correttore, per fortuna, quest'anno, almeno questi primi 6 mesi di correttori che ho acquistato, non c'è stato nessun flop. Quindi vado con questo qui di Maybelline, cercando un po' di sistemare la situazione, la colorazione numero 10. Spero almeno di sistemare un po' questo disastro. Ok, vado con una spugnetta piccolina. Neanche il correttore ha fatto miracoli, cioè guardate qui la situazione. Ora, per quanto riguarda bronzer e contour, per fortuna non ho nulla di bocciato. L'effetto, comunque, sistemando un po' con il correttore, sembra come se io abbia applicato del bronzer. A differenza invece dei blush, c'è un blush per me bocciato, super bocciato in parte, ovvero utilizzato come dovrebbe essere utilizzato come blush. Ovvero questi qui di Astra. Li amo, invece mi piace utilizzarlo più che altro per consumarli, chiaramente. Miscelato un po' a blush matte. Però utilizzati da soli, guardate qui, ora vi faccio vedere. Prendo subito la spugnetta. Allora, vado con la spugnetta, prendo subito lo specchietto, anche questi si asciugano, guardate, velocemente e fanno macchia. Ora voi dite, magari è il pennello. Vado dall'altro lato e vado con il pennello. Avete visto? Cioè, per me questi sono proprio dei no assoluto. E in più, per me questi è vero che sono colorati, quindi possono essere utilizzati come blush, possono essere utilizzati, ma per me questi sono degli illuminanti perché, cioè, dei blush hanno proprio un finish troppo luminoso, troppo metallizzato, che in un blush per me è un po' troppo esagerato. Però qui la situazione, guardate, cioè ormai il disastro è fatto, vi ho detto che a fine video la mia base, cioè, sarà un disastro, però vabbè. Per quanto riguarda ombretti e matite e altro, al momento vi dico che soltanto un prodotto è bocciato che non ho tra le mani perché l'ho immediatamente declatterato, sono quei glitter di Essence, i dupe di quelli di Danessa. Se vi ricordate, per me sono stati dal primo giorno un no secco perché mi davano problemi di bruciore sulla palpebra, mi irritavano tantissimo la palpebra. Quindi quelli per me veramente li ho utilizzati una volta e dopodiché, dopo lo spavento di quella sensazione di bruciore quando andai a rimuovere il prodotto, mi ritrovai veramente le palpebre super rosse, quindi no, non ho voluto più rischiare di riprovarlo nuovamente, ma vedendo vari video non ero l'unica ad avvertire questa sensazione. Comunque però ho dei mascara da bocciati, ovvero questi due di Essence. Lo so, questo ve ne ho già parlato e a molti è piaciuto questo mascara. A questi sono più le persone a cui è piaciuto rispetto a quelli che non è piaciuto. A me questo non mi piace. Alla fine è molto simile il discorso, sia come scovolino come anche effetto, cioè sono quasi identici. Allora metto a fuoco, guardate, sono quasi identici. Non mi piacciono, allora, innanzitutto scovolino davvero molto molto flessibile anche di questo. Poi sono dei mascara più che altro allunganti. Allora, per le mie ciglia io ho bisogno di mascara che mi diano volume, soprattutto perché, come vi dicevo e vi dico sempre, io ho dei vuoti alle ciglia. Quindi se io vado ad utilizzare dei mascara, soprattutto con questi scovolini, che li va a separare ma allungare nello stesso tempo, mi dà un effetto tipo quell'effetto ragnatela che a me non piace. A molti, ripeto, questo mascara piace, però sinceramente a me non piace. Però ovviamente ve li faccio vedere entrambi applicati, tanto visto che disastro è disastro sarà, quindi vado ad applicarlo.
carità, ripeto, non dico che è bruttissimo, però sulle mie ciglia, non va bene. Sto già applicando anche l'altro mascara, così vi faccio vedere direttamente la differenza dei due, ovvero differenza, per modo di dire. E questi sono i due mascara, a me lui non piace assolutamente l'effetto che dà, almeno ripeto, sulle mie ciglia. Mi va a dare quell'effetto ragnetto che non sopporto, non mi dà lunghezza, non mi dà volume, anzi direi proprio volume zero e soprattutto, guardate, tende ad abbassarmi le ciglia. Questo invece, stessa cosa, mi dà quell'effetto ragnetto, però bene o male. Anche se non mi piace, mi dà un po' più di lunghezza. Però comunque sia, non mi piacciono. Sono gli unici due mascara di Essence che per me sono stati proprio un no. Eppure voi sapete che io di Essence ho provato, ho comprato veramente tantissimi Ultimo mascara. prodotto, ovvero prodotto labbra, questo prodottino di Essence, se vi ricordate, di questa collezione. Allora, io avevo preso tutto di questa collezione. Però questo qui non mi piace, cioè penso che potete anche notare, l'avrò utilizzato giusto un paio di volte. Che cos'è questo prodotto? Oltre ad essere un prodotto labbra, è anche per le guance, quindi può essere utilizzato come blush. Come blush no, perché appunto ha una formula di un balsamo, quindi è molto grasso e tende a spostarmi tutto quello che ho al di sotto. Sulle labbra, guardate, sono sempre dei prodotti pH reagenti. Innanzitutto è veramente scomodissimo applicarlo, ma di solito. Allora, lo applico prima, forse è meglio. Ok, allora, Essence di solito quando fa questo genere di prodotto, sempre pH reagente, sono sempre sul rosa. Ma questo è fucsia, cioè io sapete che sto iniziando a amare vari prodotti, che sia blush, occhi o rossetti su tonalità rossino più che altro sul malva, ma il fucsia secondo me mi sta malissimo, ma al di là del colore non mi piace perché sulle labbra questo effetto diciamo un po' lucidino dura tipo 10 minuti, dopodiché si asciuga e tende a seccarmi tantissimo le labbra. E poi l'applicatore è veramente scomodissimo, non mi E piace. quindi questi sono i bocciati. Ovviamente, come dicevo prima, non sono tantissimi, direi per fortuna, però ovviamente ci sono. Vi aspetto giù nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate, se avete già provato alcuni di questi prodotti, quindi voglio sapere il vostro parere e soprattutto fatemi sapere se avete provato questo prodottino, se a voi piace, se magari avete trovato un rimedio per farlo funzionare bene, per dare almeno un effetto decente, perché così, ripeto, è impossibile utilizzarlo. Ripeto, l'idea è carina, però davvero, cioè, nonostante ho messo il correttore, davvero tantissimi glitter. E nulla, vi mando un bacione come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!